Shakespeare e Pirandello in chiave moderna tra le proposte di prosa della nuova stagione del Teatro Duse di Bologna. Dall'autunno anche tanti altri eventi, dai concerti agli appuntamenti per i più piccoli. Maria Chiara Perri. Un cartellone che affianca intramontabili classici del teatro, i nomi di amati protagonisti della drammaturgia contemporanea. Alza il sipario sui temi di oggi attraverso la lente della tradizione la stagione di prosa 2024-2025 del Teatro Duse di Bologna. 14 titoli in abbonamento, si parte a ottobre nel segno del bardo, con Aspettando Re Lear di Alessandro Preziosi. Lella Costa riporta in scena il femminicida Otello, Roberto Valerio adatta e dirige Il giocatore di Goldoni. E poi ancora Shakespeare con una nuova edizione dell'Amleto di Filippo Tini, mentre Lodo Guenzi sarà interprete di Molto rumore per nulla. E poi l'atteso ritorno di Elio con uno spettacolo sugli anni 60 tra musica e cabaret, commedie moderne che vivono sul palcoscenico dopo il successo al Botteghino, titoli di Pirandello, un omaggio a Nino Manfredi e molto altro. Poliedrica e di alta qualità artistica, la proposta punta a replicare gli ottimi risultati della passata stagione. 200 appuntamenti, 65 sold out e oltre 142.000 spettatori, uno su tre under 30. Il Teatro Duse non è solo il teatro classico che ci immaginiamo, ma è anche un teatro, uno spazio frequentato ed amato da giovani e giovanissimi. Tra i titoli fuori abbonamento, i nuovi spettacoli di Alessandro Bergonzoni, Elio Germano e Alessandro Baricco. E per Capodanno torna al Duse Slava Polunin, considerato il più grande clown del mondo, con la magia dello Slava Snow Show. Chips, chips. Du, 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 du.